torna il tetto agli stipendi d'oro dell'Assemblea regionale siciliana, ma con il trucco. Ad accordo concluso fra Consiglio di Presidenza e sindacati, il Movimento 5 Stelle grida al bluff. Lasciando fuori dai conteggi alcune indennità, le buste paga sarebbero di fatto state ritoccate verso l'alto. Siamo andati all'ARS per cercare di capire qualcosa, ma abbiamo dovuto sfidare il divieto di filmare per raccontare il muro di silenzio che circonda l'argomento stipendi. Qui nessuno parla, ma soprattutto si tengono d'occhio i giornalisti. Dai dirigenti che guadagneranno 240.000 euro l'anno agli stenografi con oltre 200.000. I tetti sono stati reintrodotti, ma dal calcolo saranno escluse le indennità di funzione, che vanno da un minimo di 200 a un massimo di 2.000 euro. Altro che tagli ai compensi, qui c'è chi potrebbe percepire fino a 300.000 euro l'anno. Abbiamo provato a sentire il presidente dell'Assemblea regionale. Gianfranco Miccichè però non vuole più parlare dei tetti agli stipendi, come ci spiega un suo collaboratore. Non penso che voglia intervenire più su questo argomento. Ma perché? Perché basta, non è che si può fare massacrare in continuazione. Allora, ieri mi ero lamentata del fatto che non solo la nostra inviata non aveva avuto nessuna risposta, ma che nessuno voleva venire qui in trasmissione a parlarne, né Miccichè, né Musumeci, né Cancelleri. Cancelleri in effetti invece oggi è qui, perché la domanda fondamentale che dobbiamo fare a Cancelleri, grazie per essere venuto Giancarlo Cancelleri, Movimento 5 Stelle. La domanda è fondamentale. Grazie per l'invito e buongiorno a voi. Si è tanto parlato di questo tema, del fatto che bisognava rimettere questi benedetti tetti, dopo molte polemiche, una puntata qui con Miccichè che rimarrà alla storia. Che succede? Vengono rimessi, si immagina che finalmente ci sia una totale concordia su questo tema, invece il Movimento 5 Stelle non vota. Perché? No, non è vero che non abbiamo votato, noi abbiamo votato contro, perché vota quelli contro. Lì sono dei tetti di cartone. Non vota a favore, sono pardon. Tetti... Sì, abbiamo votato contro perché sono dei tetti di cartone, sono dei tetti finti, come abbiamo infatti denunciato, perché qui il tema era, tu fissi una soglia oltre la quale non si va, invece hanno fatto un escamotage e hanno detto, sì, mettiamo i tetti come prima, cioè massimo 240.000 euro l'anno, che già è un'enormità in un periodo di crisi come questo. La gente che ci ascolta da casa in questo momento inorridisce. Ma in più gli diciamo, però teniamo fuori le indennità di funzione, le indennità aggiuntive, la reperibilità, lo straordinario, le ferie. Che significa? Significa che arriviamo quasi a 300.000 euro con tutte queste cose. E allora stiamo prendendo in giro i cittadini e la politica, che purtroppo fa questa cosa, se ne deve prendere la responsabilità. E a me dispiace quando in questa assemblea regionale il primo discorso che il presidente dell'assemblea ha fatto nel suo insediamento è stato proprio questo. Dobbiamo riaumentare i tetti degli stipendi dei burocrati. Scusi Cancelleri, ma essendo io non siciliana, no, mi spiega una cosa, ma questo muro di omertà, come se stessimo parlando di un segreto di Stato, di questi caspiti di stipendi, com'è possibile che nessuno parla, nessuno risponde, porta in faccia la nostra giornalista? Perché? Anche perché da voi, perché il vostro gruppo consigliare ieri non ci hanno fatto neanche entrare, l'altro ieri, glielo dico. No, dottoressa Merlino, non è vero, noi siamo ben disponibili, questo è uno dei nostri cavalli di battaglia, tant'è che io ieri quando ho sentito lei in TV ho chiamato la vostra redazione e oggi sono qui e la ringrazio per darci questo spazio. Noi ne vogliamo parlare e lo vogliamo denunciare. Perché non ne vogliono parlare? Perché chiaramente chi fa politica dentro il palazzo, chi fa il burocrate, adesso comincia ad avere paura, perché l'Assemblea regionale insiste in un quartiere che si chiama Albergheria, a Palermo, dove ci sono tantissime persone che vivono in difficoltà e ci sono dei preti oggi, padre Cosimo Scordato, il prete della chiesa di Santa Chiara, che stanno cercando di aiutare queste persone in difficoltà. Ma lei come pensa che chi vive lì di fronte a questo palazzo possa vivere questa condizione di povertà e guardare che lì dentro invece ci sono i privilegi che non finiscono mai? Anzi, di fronte a un privilegio così grande, si aumentano anche ancora gli stipendi. Voglio un commento da siciliano, non gli basta mai ai 5 Stelle? Rilanciano sempre o in effetti c'è ancora qualcosa che non va e il suo amico Musumeci, il tuo amico Musumeci, secondo te su questo ha coperto un trucco come dice Cancelleri? Allora, sopra il re c'è sempre il viceré, che è quello che comanda effettivamente.
E bisogna ragionare in questi termini. Prova a spiegarmi. La politica in realtà ha un ruolo che è quello di eseguire compiti affidati da altri. In questo caso bisogna capire che c'è una macchina inesorabile che pretende e ottiene sempre e si chiama burocrazia. Qui stiamo raccontando uno dei tanti episodi legati a quella vicenda eterna della burocrazia siciliana che spadroneggia e che quindi chiede, pretende e ottiene dalla politica sempre e comunque tutti quelli che sono i passaggi chiave. Anche la storia di prima, quella di Agira, è legata a questa vicenda perché è la burocrazia che prescinde dalla politica. La politica nulla può rispetto a quello che la burocrazia pretende. Ci sono dei poteri fortissimi che lo diceva se, pure ne fanno, Matteo Renzi questo. Se ne fanno beffe della politica, quindi non è che il re riesce a controllare il viceré, perché quello che sta dietro, quello che macchina ed è predisposto è che a oleare... È inamovibile, la politica passa, ma la burocrazia, resta. Mini. E no, questo Giancarlo... Dottoressa Merlino, mi perdoni, in realtà io sono pienamente d'accordo con quello che sta dicendo Pietrangelo Buttafuoco, però questa volta mi permetta anche di aggiungere una cosa. La politica poteva imporre il tetto, la politica doveva imporre il tetto, la politica doveva questa volta determinare e dimostrare quali erano le scelte che poteva fare. La politica ha fatto una scelta stavolta, ha deciso di aumentare gli stipendi dei burocrati regionali. Allora, questa è la grande devo andare in pubblicità, però Ermini tanto resta con me, la faccio commentare. Cioè, abbassano lo stipendio base e poi fanno i furbi con tutto il resto, dice Cancellieri, quindi di che stiamo a parlare? Siamo alle solite. Sì, vabbè, ora i 5 Stelle su sta roba, insomma, non è che abbiano insomma tanta legittimità a parlare, visto quello che hanno fatto con i rimborsi, insomma, ecco. A livello cioè, dopo che sbianchettano i politici, a lei non la vuole convincere più. Però mi perdoni, la butto in politica su una storia di donazioni. No, io invece non la voglio buttare. Io non la voglio buttare in politica. Ma mi viene a fare lei la morale, voi che non avete mai restituito un centesimo di euro in 50 anni di esistenza in vita del vostro partito. Io 50 anni, non so. Guardi che io ho restituito 270.000 euro e ho aiutato imprese, aziende. In Sicilia abbiamo ricostruito. Voi siete quelle delle parentopoli, siete quelle della rimborsopoli, ragazzi, con calma. Una alla volta, Cancellieri, faccia concludere, Cancellieri, siete quelli che... Cancellieri, faccia concludere, Ermini, poi dopo parla siete lei. Quelli che attaccate la casta, vi formate le famiglie all'interno della casta, compreso lei, visto c'è la sorella parlamentare, lei è per carità, per l'amor di... Ma certo, perché voi date addosso agli altri, fate il male alla politica e poi ci cascate naturalmente sempre, perché poi alla fine prendete le stesse lezioni che invece volete dare. Io voglio però dire un'altra cosa, la politica in questo caso conta, e conta molto, perché in altre regioni, dove la politica ha il suo ruolo, queste cose che sono successe e che stanno succedendo all'ARS sotto la guida di Miccichè e di Musumeci, da altre parti non succedono. Perché se voi venite in Toscana, la tanto vituperata Toscana, dove le tradizioni democratiche sono fortissime, queste cose non succedono. E allora vuol dire che la classe politica di maggioranza e di opposizione deve tirare fuori gli attributi e dire alla burocrazia basta. Perché la burocrazia, è vero, permane con Prodi, con Berlusconi, con D'Alema, con Renzi. Noi di questa gente non ne possiamo più e dobbiamo dirlo chiaro, lo devono dire anche i 5 Stelle come lo deve dire il Partito Democratico. Caro Buttafuoco, mi perdoni, Toscana, Sicilia 6060, mi pare di capire, però sentiamo un attimo Cancellieri. Mi perdoni se probabilmente non è informato il collega del Partito Democratico, che nel Consiglio di Presidenza che ha dato voto favorevole all'aumento di questi tetti stipendiali c'è anche il componente del Partito Democratico. Certo, ma io lo dico, ovviamente. Sbagliano anche noi. Per cui torno a ripetere, badate bene, perché poi alla fine, quando siete qui al governo, ha votato a favore il componente del Partito Democratico. Le stesse cose che fanno tutti. Certo. E siamo stati solo noi a votare contro questa, per me è una grande vergogna in una situazione. In una terra dove i cittadini fuori dal palazzo chiedono pane. Certo. Allora, Buttafuoco, commento finale. Vai. Finale. Allora, sopra il re c'è il viceré, nel senso che lì comanda Miccichè. Il passaggio chiave... Cioè, sopra Musumeci c'è Miccichè. Traduzione.
Il passaggio chiave è questo. Effettivamente l'elezione di Micichè si è arrivati adesso all'Assemblea regionale siciliana perché comunque c'è stato l'aiuto fondamentale del Partito Democratico. Detto ciò, una parte. Micichè è anche quello che nella scorsa legislatura, con un trucchetto elettorale, favorì la vittoria del mitico Crocetta. Cosa vogliamo dire? È la Sicilia. E la Toscana, rispondo a Ermini, dato che la Sicilia lui la conosce bene, ha un grande vantaggio rispetto alla nostra povera, disperata terra Giancarlo. Perché? Perché la Toscana non è una regione a statuto speciale, non ha la maledettissima, buttanissima Bravo. Autonomia, che è l'origine di questo... Se lei vuole passare alla storia, Cancelleri, faccia una vera battaglia per eliminare questa follia delle regioni a statuto speciale, perché è una cosa che non ha senso, grida vendetta. Va bene, come l'hai chiamata tu? Come l'hai chiamata la regione del Stato speciale? Buttanissima Sicilia, che poi diventò strabuttanissima Sicilia frase. E ora, a forza di discariche e manicomi di rifiuti, diventerà fitosissima Sicilia. Fitosissima. Va bene, grazie Cancelleri, grazie Buttafuoco. Passiamo a Castel... Vuol dire un'ultima cosa, Cancelleri? Che vuol dire? Che vuol dire? Sì, no, grazie. No, dico solo una cosa su questa cosa dello statuto. Posso pensarla anche come buttafuoco su questo discorso qui, perché purtroppo la politica che abbiamo conosciuto in questi 50-60 anni ha utilizzato lo statuto siciliano come scudo per difendersi i privilegi e come manganello per bastonare i cittadini. Io però una possibilità a sto statuto autonomista gliela darei nelle mani di persone per bene che lo possono utilizzare per il bene del popolo e poi magari nel non ci volete rinunciare a sto statuto, Cancelleri, nessuno ci vuole rinunciare. Dove lo usano bene sta dando dei frutti buoni. Io non credo che sia quello il problema, credo che il problema sia chi lo utilizza per i propri tornaconti.